Buongiorno a tutti, continuiamo con la serie di video tutorial dedicati a GCAD. Abbiamo visto come poter attivare la licenza di GCAD. Adesso vediamo come poter attivare e disattivare la licenza relativa al modulo DOCFA. Andiamo su, all'avvio del programma, andiamo sul menu DOCFA e andiamo su Attiva DOCFA. In questo caso il programma ci chiederà di poter andare a inserire quello che è il nostro seriale. Andiamo a inserire il nostro seriale e clicchiamo su Attiva licenza. Il programma ci chiederà di riavviarsi, quindi doppio clic sul programma e avvieremo di nuovo GCAD. Una volta riavviato GCAD, potremo tranquillamente andare sul menu DOCFA e visualizzare praticamente lo stato della licenza. In questo caso adesso è attivo perché mi chiede di disattivare. Se vogliamo disattivare la licenza del modulo DOCFA perché vogliamo spostarlo su un'altra postazione o perché cambiamo quello che è il computer e quindi dobbiamo aggiornare quella che è la licenza anche su un'altra postazione, dobbiamo disattivare la licenza. Quindi clicchiamo su Disattiva DOCFA e in questo caso possiamo procedere quindi a disattivare la nostra licenza. Ricordo che nel caso in cui io non mi dimentico e non posso più disattivare quella che è la licenza del modulo DOCFA, ma come anche quella di GCAD, io posso utilizzare l'app supporto Jack, che è scaricabile sui propri smartphone Android o iOS, e da lì posso procedere, accedendo con le mie credenziali Jack Software, poter andare a gestire le mie licenze e disattivare la licenza.